Alcuni luoghi comuni vengono sfatati con questo libro. Il tema di fondo è il coccodrillo, in questo caso è il paese. Il paese che non ha capito che non può tagliare una parte e farla affondare, perché non ce la fa. Secondo lei di chi sono le responsabilità? Le nostre responsabilità sono grosse, perché la nostra classe dirigente non è stata all'altezza evidentemente di risolvere un problema atavico. Ma le responsabilità del paese sono altrettanto grosse, perché mentre nella Germania il paese è quello che conta, quello vero, la classe dirigente della Germania dell'Ovest si è presa il problema dell'Est e se lo ha caricato addosso. L'Est sono 17 milioni di abitanti e ha versato un mare di soldi. Pensate che il rapporto tra l'Est della Germania e il sud dell'Italia in termini di risorse che sono state date è 1 a 20, cioè per ogni euro che è stato dato al mezzogiorno in Germania ne sono stati 20, quindi c'è un rapporto incredibile, molto alto, ed evidentemente il paese ha ritenuto che si poteva chiudere tutto con una Bari-Napoli, con un'alta velocità Bari-Napoli, e lasciare che il resto affondasse. Lei parla di collegamento con l'Europa, invece molti a sud parlano di collegamento con l'Africa. No, il discorso è che noi siamo una piattaforma logistica importante, dobbiamo essere la via di collegamento tra Mumbai, Singapore, Mumbai, Canale di Suez, Augusta, Ponte sullo Stretto, Berlino. Questo è il collegamento vero tra la Cina e il resto. Ha visto che Xi Jinping arriva in Italia e parla dei porti di Genova e Trieste, ma non parla di Augusta, perché Augusta, se poi una nave di questo genere arriva ad Augusta e poi da Augusta come arriva a Berlino la merce, visto che non c'è l'alta capacità ferroviaria, visto che non ci sono comunicazioni. E allora noi tutta questa parte, ma anche Gioia Tauro nella stessa condizione, è stata praticamente saltata. Ma il paese può saltare tutta questa parte? I romani sono stati grandi perché Roma era al centro e c'era tutto il Mediterraneo attorno, hanno messo insieme tutto questo. Se questo non lo facciamo, l'Italia diventa periferia dell'Europa e il centro sarà Berlino. Molti politici, il sud al centro di tutto, poi quando vogliono arrivare a Roma un po' si vendono. La nostra classe dirigente, in particolare quella politica, spesso ha come obiettivo quello di permanere, di rimanere a gestire il proprio consenso. Allora per fare questo cosa fa? Gestisce le proprie rendite di posizione, cioè fondamentalmente le risorse vengono indirizzate rispetto agli interessi di lobby, che possono essere lobby legittime e alcune volte sono anche lobby criminali. Per cui alla fine in Sicilia abbiamo due tipologie di persone, abbiamo i protetti e i disperati. I protetti sono quelli che hanno anche diverse opportunità di lavoro, in una realtà come la nostra che lavoro ne dà poco a tutti, e i disperati che non possono fare altro che andare via. Questa situazione evidentemente non può continuare e la gente di questo io credo che in qualche modo si sta rendendo conto.